Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Ma credo di aver capito come stanno le cose e stanno molto male. Io vorrei che l'onorevole Calenda, lui sa che non ho nessuna antipatia per lui, anzi mi sta pure simpatico, però se lei potesse sdoppiarsi, mi creda, e andasse fuori in qualunque casa italiana dove l'hanno ascoltata negli ultimi 6 minuti, 7 minuti, sarebbe sbalordito, perché loro non hanno capito niente, io ho capito molto poco e seguo la politica regolarmente. Mi creda, mi perdoni se l'aggettivo le sembrerà un po' antipatico, ma state dando uno spettacolo grottesco. Sia lei che Renzi, non c'è un colpevole. Se volete, voi siete convinti, convintissimi che sia questo. L'importante per chi fa il vostro mestiere è quello che capiscono le persone dall'altra parte. Se io scrivo o parlo a 8:30 e là fuori non mi capiscono, la colpa è mia. Se voi vi spiegate, litigate fra di voi e là fuori nessuno, neanche dell'area potenzialmente interessata a votarvi, capisce, la colpa è vostra. Io sospetto, la lascio subito replicare. Che, sì, sì, prima De Angelis, scusa un attimo, poi Lili, sì, finisco. Scusa. Vai. Finisco un secondo. Io ho il sospetto che a Carlo Calenda, che è un uomo molto intelligente evidentemente, piace molto fare il leader, a Renzi piace fare il leader, a altri 30 piace fare il leader nella politica italiana, però il risultato è uno spettacolo incomprensibile, fidatevi. Tant'è vero che chi non fa questo poi vince le elezioni. Prendere il 4% in Lombardia, Calenda, è quasi un miracolo, è quasi un capolavoro, è impossibile per uno che ha le vostre idee. De Angelis, se poi diritto, ampio diritto di replica di Calenda. Siccome condivido l'analisi Sevenini, aggiungo un